Ancora non si conoscono le date di uscita dei biglietti per i big del cartellone degli eventi della 278esima perdonanza celestiniana, come Claudio Baglioni e Fabri Fibra. Intanto è partito da questa mattina alle 11 la possibilità di prenotare i posti ed acquistare i biglietti online per il Gran Galà di Étoiles Internazionali in programma a Piazza Duomo il prossimo 24 agosto alle ore 21:30 nell'ambito del cartellone degli eventi della perdonanza 728esima. Il link per accedere alla piattaforma di acquisto dei biglietti è di Ciao Tickets e sarà visibile sul sito internet del comitato www.perdonanza-celestiniana.it. Inoltre i biglietti possono essere acquistati anche all'infopoint del comune gestito dal centro turistico del Gran Sasso in piazza Battaglione degli Alpini e al Welcome a Q in via Cimino. Ci sono una serie di eventi per cui il comitato organizzatore ricorda che non occorre prenotazione, come per lo spettacolo della serata inaugurale Un canto per la rinascita di futuro e pace, che si svolgerà il prossimo 23 agosto alle ore 21:30 al Teatro del Perdono sul piazzale di Santa Maria di Collemaggio. Per l'evento L'Aquila Suona, previsto il prossimo 25 agosto, e per le esibizioni musicali nelle piazze e nelle vie della città. Da domani torna la manifestazione, che durerà fino al 29 agosto prossimo, Porta Branconia, organizzata dall'associazione Lights On e giunta alla quarta edizione. Una location spettacolare, un allestimento accattivante, il tramonto e buona musica faranno di questo evento un'esperienza unica giorno dopo giorno. Anche quest'anno non ci si ferma alle sole attività di intrattenimento, ma a completamento dell'evento ci sarà la rassegna letteraria di 5 giornate intitolata Incontri con l'autore, con nomi di caratura nazionale ed internazionale, tra i quali Nicolaïn Lilin, Tiziana Della Rocca, Roberto Genovesi, Fulvio Abate, Salvatore Sant'Angelo e Angelo De Nicola. Quindi una proposta che va dal romanzo, passando per il romanzo storico, alla saggistica, anche con Tiziana Della Rocca. Tanti temi che verranno affrontati e l'apertura, diciamo, di quel momento letterario sarà il 20, appunto, con una personalità di calibro internazionale come Nicolaïn Lilin, con la sua peculiare biografia di Putin pubblicata da Einaudi. Sarà anche un'occasione per parlare, visto che lui ne è certamente un alfiere della cultura del tatuaggio, in particolare del tatuaggio tradizionale russo, ma anche per sensibilizzare le nuove generazioni sul cambiamento climatico e la difesa degli ecosistemi, visto che Lilin è un paladino della difesa dell'ecosistema siberiano.